I 10 milioni e 900 mila euro di fondi regionali per il risanamento di Messina sono disponibili, ma per impegnarli occorre predisporre in tempi brevi il bando per l'acquisto di nuovi alloggi da consegnare a chi lascerà le baracche. Il sindaco di Messina, Renato Acorinti, ha già dettato la sua linea. Con questi soldi, aveva dichiarato alcune settimane fa, non realizzeremo nuove palazzine, che spesso rimangono anche incompiute, ma compreremo appartamenti già disponibili sul mercato, tanti in città quelli disabitati. Ad attendere che l'operazione vada in porto sono in particolare i residenti della baraccopoli di Fondo Fucile, nei pressi di Viale Gazzi. A loro il primo cittadino ha promesso le case che verranno acquistate, ma le somme, per non essere perdute, vanno impegnate entro dicembre. L'assessore al risanamento, Sergio De Cola, riferisce che il bando è già pronto. Intanto mi fa piacere dire che abbiamo avuto un incontro alla Regione una decina di giorni fa, è stata confermata questa disponibilità, il bando è stato preparato, è attualmente pronto, dovrebbe andare in giunta, immagino, questa settimana, se non ci sono ulteriori intoppi, stavano verificando alcuni aspetti legali, quindi sarà pubblicato e noi speriamo, diciamo, di riuscire ad avere una buona risposta dal mercato.